Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Domizia Castagnini e Francesco Pecco Bagnaia si sono sposati ieri, sabato 20 luglio, nel Duomo di Pesaro. Tanti i VIP presenti alla cerimonia, da Valentino Rossi alla compagna Francesca Sofia Novello in dolce attesa, passando per Cesare Cremonini e Gianmarco Tamberi. La coppia, insieme dal 2016, è stata celebrata subito fuori dalla chiesa anche dai tanti curiosi che sono accorsi per festeggiare la coppia. La sposa era raggiante in un abito principesco con dettagli floreali. Domizia Castagnini splende nel giorno del suo matrimonio. La sposa ha scelto un abito dalle maniche lunghe scampanate dalla maxi gonna, da cui parte poi lo strascico principesco, e un velo lunghissimo bordato con una texture geometrica. Il vestito, firmato Andrea 16, fa parte della collezione 2024 ed è costituito da un motivo floreale con foglie e fiori che si alternano su questo abito creando un effetto quasi trasparente. Come spesso altre spose che sono convolate a nozze in questa estate 2024, anche l'abito di Domizia Castagnini era leggermente accollato, sempre con un pizzo leggerissimo. L'abito, semplice ma curato nei dettagli, ricordava le texture vintage dei matrimoni da favola con il dettaglio delle maniche a variare una silhouette tradizionale. Per quanto riguarda il make-up e i capelli, Domizia Castagnini opta per un'acconciatura raccolta da cui escono liberi due ciocche di capelli che danno dinamicità all'intero beauty look. Come ogni matrimonio VIP che si rispetti, anche Domizia Castagnini ha cambiato abito durante il ricevimento. Per la cena e la successiva festa la moglie del campione di MotoGP Pecco Bagnaia ha sfoggiato un altro abito total white. Castagnini ha scelto un abito senza spalline a tunica bianco con dettagli in pizzo sotto le spalle. Il vestito con un grande spacco laterale lasciava intravedere una minigonna argentata a coprire l'intimo. In un video dove gli sposi si scatenano al ritmo delle canzoni di Cesare Cremonini, Domizia Castagnini balla felice insieme al marito dando il via alla festa per il giorno del suo grande sì. Intanto, amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su, e seguiteci sempre su Nova News 24.